Buongiorno a tutti, mi auguro abbiate avuto un buon risveglio. Avete già pensato a quale grazia chiedere al Signore per oggi? Credo sia una bella abitudine quella di focalizzare un dono da chiedere a Dio per la giornata. Non crediamo di essere orgogliosi, né tantomeno pensiamo di essere ingenui nel credere di non avere bisogno di chiedere a Dio, perché dobbiamo ringraziare. Sì. Ringraziamo e siamo certamente aperti alla provvidenza, cioè alla fantasia di Dio nel provvedere i nostri bisogni, ma tutta la nostra esistenza è orientata alla richiesta. Noi siamo fatti per chiedere. Noi chiediamo il respiro alla vita, noi chiediamo luce alla vita, noi chiediamo alimentazione alla vita, noi chiediamo istruzione alla vita, noi chiediamo amore alla vita. Per cui penso sia una bella abitudine quella di chiedere qualcosa a Dio di buono per noi, per i nostri cari e per il mondo intero. La liturgia oggi ci propone ancora una volta il capitolo 8 di San Giovanni, ma è nei versetti dal 31 al 42, dove emergono forti i temi della verità e della libertà. Scusate se ogni tanto io mi permetto di raccontarvi qualche fatto concreto delle nostre attività dell'oratorio, ma nel percorso di catechesi del primo anno con i genitori, uno degli incontri di questo cammino, più o meno a metà, lo destiniamo a riflettere sul tema della comunità, perché la catechesi deve avere una dimensione comunitaria. E per questo lavoro utilizziamo l'immagine della metafora, cioè diciamo. La comunità è come, e ognuno utilizza un oggetto con le cui caratteristiche riesce a spiegare come la comunità debba essere o come crede sia la comunità. Al termine dei lavori di gruppo io raccolgo le sintesi dei singoli gruppi, faccio un cappello conclusivo e poi una catechesi sul brano di Atti 2, 42-48 che parla delle prime comunità cristiane. Qualcuno quindi dice la comunità è, non so, come una sedia sulla quale ti puoi appoggiare quando sei stanco, la comunità è come una casa nella quale puoi entrare per trovare riparo, la comunità è come una torta, la comunità, eccetera, eccetera, eccetera. Una però di queste condivisioni un anno mi ha particolarmente colpito. Un genitore mi ha detto la comunità è come un autobus sul quale puoi salire e scendere a tuo piacere. Sì, romanticamente carina, ho detto, però come la mettiamo con i legami? Quel genitore ha ribattuto dicendo, ma se ci dici legami vuol dire che siamo legati, quindi non siamo liberi. Ok, allora mettiamolo in questo modo. Come la metti con i tuoi figli che è a casa? Penso che tu possa andare e venire come vuoi. Detto in questo modo è suonato sicuramente diverso, perché poi capiamo quando la concretezza dei nostri affetti viene chiamata in causa. Allora ho chiesto ai genitori che erano presenti, ma voi cosa cercate nella vita? Più o meno tutti, in modo condivisibile, hanno detto, cerchiamo di essere felici. E come la si ottiene la felicità? Non certamente con le cose che non sono mai compensative della felicità. Cioè non è che uno è felice solo perché ha delle cose. Vediamo spesse volte che gente che ha tante cose non è comunque felice. La felicità la troviamo unicamente nel rapporto con gli altri e quando hai qualcuno da amare e qualcuno che ti ami. Il Vangelo di oggi ci dice che la nostra verità, che corrisponde alla libertà, a quello che siamo, è quella di rimanere nella parola di Dio, nella sua parola. E la sua parola è amore. Per cui nostra verità, che è legata alla nostra libertà, è quella di essere di fronte, cioè obbedire, obbaudire alla parola di Dio. Allora siamo veramente liberi e saremo felici. Buona giornata.